ringrazio e lascio senz'altro la parola a Mario Maranzana, che ripeto ringrazio ancora per questa sua disponibilità. Oggi è il terzo incontro di questa trilogia che ci ha donato. Sì, perché Dante non ha scritto 4. non ha scritto il Limbo, perché ancora non è stato ancora canonizzato il Limbo. È il terzo incontro di questa trilogia, abbiamo cominciato a ottobre con l'Inferno, novembre il Purgatorio e oggi anche, magari faremo anche qualche incursione negli ordini precedenti. Non ci riusciremo perché il tempo è... leggere una seconda puntata, la mia amica si rammarica che ha fatto ecco la signora. Io non lo sapevo, questo è il mio primo incontro, invece ne avete fatto il film. Cioè, perché tu non ti arriva la posta elettronica mia? No, io non sono proprio, io perché mi dice le cose anche io. No, scusa, se tu mi lasci il tuo indirizzo ma io non ce l'ho, c'è questo piccolo particolare. Mi puoi mandare un sms, ma insomma... Ecco, te lo mando a lei. Me lo mando. Ok, va bene. Allora vi ringrazio e lascio la parola a Mario e lo ringrazio ancora per questo. È una parola che non è una, ma sono tante che mi saranno particolarmente disagiate, perché questa ultima cantica... lo scritto di Dante che lo trova già invecchiato. L'età che per noi adesso è un'età giovanile, morto a 56 anni, ma era molto provato. Poi un uomo che viveva troppo passionalmente quella cosa che ha fatto. Ma comunque mi è difficile perché ci sono due individui dei quali è molto difficile parlare come voglio parlare io. Uno è lui e l'altro è Garibaldi. Infatti c'è il modo di dire, parlare male di Garibaldi, no? Non si deve parlare male di Garibaldi. Mostro sacro. Prego? Mostro sacro. Ecco. Lui ha messo una pietra su questo, come su questa pietra costruirò la mia chiesa, la sua chiesa, che era un luogo di un po' tentato, insomma, ecco. E lui era credente per quel tanto che si possa essere credenti nel credere in sé e nel credere che il proprio sé sia utile agli altri per quanto è utile a lui. Il politico moderno, insomma, ecco. Questo paradiso vanta dei versi stupendi laddove sono, e questa è una conferma interessante che io spero di riuscire a dare, laddove sono messi in fuoco i suoi sentimenti rispetto alle cose che ha vissuto. Ed è la sua città, perché in fondo Dante era, sì, universale nel mentre scriveva, ma non lo sapeva, ma era un provinciale, insomma, lui era fiorentino e basta, come tutti i fiorentini ancora. Ed era su di sé incentrato. Le cose grandi che ha scritto su di sé sono immortali, come tutte le altre, ma gli erano più di natura, perché Inferno e Purgatorio li conosceva bene, come un peccatore e conoscitore delle peccata, come lui definisce Ninos. Lui è conoscitore delle peccata, indubbiamente, e anche appassionato di essi come condizione umana, no? Però qui doveva misurarsi con una cosa che toccava solo a lui. E allora a un certo punto lui comincia a usare dei termini con i quali travestire, mettere il costume, il trucco, il rossetto, le cose sulle ciglia, a una teologia insopportabile che è quella di Tommaso e di altri pochi, ma soprattutto di Tommaso, lui voleva far vedere che lo conosceva bene.
sono versi a volte addirittura vergognosi, io me li sono segnati. C'è uno in cui vuoi spiegare come, stando in un certo luogo del paradiso, c'è per certi beati la capacità di inserirsi nella persona che guardano, nello stesso modo come tu puoi diventare me e io te. E i versi sono così. In lui si inluia, da Masaru, no? No? Se io mi intuassi come tu ti immia, da calcio il culo, insomma, no? Uno non può scrivere queste cose. E lui ha pensato che, in un certo senso, è anche moderno, perché lui della propria lingua ne ha fatto un'officina. Però questi sono brutti ferri battuti male, insomma, ecco, ed è questo. Però ci sono come delle illuminazioni, là dove proprio parla di teoria, per esempio questo verso magnifico, trasumanar per verba non si può dire, ossia non si può attraverso le parole dare l'idea di che cosa sia essere superumani, trasumanar. Il verbo è magnifico, no? E ce ne sono tanti altri, addirittura cose che molti poeti hanno fatto dopo, quello di terminare un verso, che deve essere di 11 sillabe, con un avverbio diviso a metà. Metà finisce perché gli serve per la rima, e l'altra metà dell'avverbio che immetti, che è sempre con la finalmente, è nel verso seguente. Allora c'è efficace l'inetta mente. Orribile, non ha mai fatto lui una roba così. Perché? Perché si è misurato con una cosa che non si può dire per verba. Soprattutto perché è commedia. E la commedia si deve dire, non si può recitare questa cosa. E allora tutti si sfogano sulla preghiera della Vergine, perché tutto il paradiso è in mano alle donne. E questo è moderno, ma è per altre cose, è per certi deliri di carattere angelico, insomma, eccetera. E poi l'invenzione del paradiso è un'intuizione globale che si può avere adesso in un Disneyland, oppure in uno di quei biliardini, si illumina, ecco, questo è. Forse era bello la sua epoca, perché dentro queste illuminazioni che durano poco, che si illumina, formano lettere strane, e quelle cose, come le insegne, no? Che sono tante lampadine, che magari sono alternate, allora c'è una frase e con le lampadine blu, e l'altra sempre nella stessa linea, le lampadine rosse, questo è il paradiso, fa ridere. Non lo conoscevano, credo che non abbia mai pensato, nel caso fosse stato credente vero, di arrivarci. E quindi se l'è inventato così, se l'è inventato sulla divisione che c'era allora dei cieli, che poi sono nove. Ah, c'è un'altra cosa divertente. Il primo cielo, che è quello della luna, denuncia una cosa di cui mi sono accorto per la prima volta qualche giorno fa. C'è un film di Fellini, importantissimo, La dolce vita, che sarebbe un po' la vita notturna di Roma, Caput Mundi. Dolce vita è un'espressione di Dante con il paradiso, proprio di come lui spiega la vita sotto il segno della luna, sotto la luna, quindi di sera, qua giù, in questo mondo di deficienti.